circa una cinquantina di persone era terrorizzata perché pensava che la facessimo fuori. C'era una svendita di piumini. No, vabbè, ci sta. Le macchine fitness per questa giornata erano troppe da spostare. Allora facciamo l'esperimento qui. Buonasera a tutti, ho l'onore di presentare Emilio Previtali, che peraltro è un vecchio amico di Tim Longoni prima e poi di Sport Specialist, è un super conferenziere, veramente una grande parlantina, grande padronanza nel parlare davanti al pubblico. La sua storia personale non credo che la racconterà tutta perché sarebbe troppo lunga, penso che si soffermerà sugli ultimi anni delle sue ricerche, esplorazione dell'attività dell'outdoor. Lui è partito come arrampicatore molto bravo della famosissima falesia di Cornalba, è stato uno dei grandi attivisti dell'arrampicata free climbing a metà e fine anni 80, poi però diciamo il suo interesse si è spostato, o meglio ha cominciato a abbracciare più discipline. Se lo volessimo paragonare a uno sciatore lo paragonerei a Zurbriggen, ricordate? Oh, lui è proprio la polivalenza in senso lato. Ha partecipato all'Ironman negli Stati Uniti, nuotate solitarie come la traversata del lago di Garda in solitaria, corse in montagna, poi sempre più ha abbracciato il mondo bianco, il mondo della neve, il mondo dell'alpinismo e delle discese, salite e discese in tutte le sue sfaccettature. E Ale, se avete visto qualche cosina su YouTube, sul suo sito, lui dal punto di vista del materiale video siamo all'eccellenza, quindi quest'anno abbiamo avuto il film più premiato nella storia dell'outdoor, quello di Leo Huldin, molti di voi l'hanno visto, abbiamo visto Tim Potter, beh, portiamo un italiano che come video è all'altezza di questi mostri. Emilio Previtali. Lascio a te un bilingue perché tanto sei assolutamente in grado di tenere a bada tutti. Grazie, buonasera a tutti. Mi fa estremamente piacere essere qua questa sera perché la mia storia personale, e ve la risparmio, non ve la farò tutto, giuro, è molto collegata a Sergio Longoni, a Longoni Sport, a Sport Specialist, perché io ad un certo punto della mia vita, quando mi sono sposato 16 anni fa, ad un certo punto, come tutti quelli che si sposano, ho deciso che dovevo diventare una persona seria e quindi dovevo smettere di andare a arrampicare, di andare a correre, di andare a sciare, di fare tutte queste cose. Devo fare un po' felice mia mamma, devo far felice un po' tutti e devo trovarmi un lavoro serio. E quindi a Bergamo, a quell'epoca, apriva Longoni Sport e la mia scelta era caduta sull'idea di andare a lavorare a Longoni Sport. Ho fatto tutto il training, tutti i colloqui, tutte le cose, e poi un sabato mattina, mentre facevo la doccia, il sabato prima di iniziare, avrei iniziato il lunedì, ho detto: io so fare un sacco di cose, ho fatto l'ISE, sono maestro di snowboard, sono appassionato di sport e così, ho detto forse posso aspettare ancora un po' e posso vedere se posso anche fare delle altre cose. Allora sono andato da un signore che si chiama Dottor Pellegri, me lo ricordo, e gli ho detto: senti, io ho deciso che voglio provare ancora per un po' a fare il professionista in questo ambito, non so bene ancora come, ma voglio provare. E mi guardò un po' con gli occhi sbarrati, però ad un certo punto alla fine si arrese, ha un po' cercato di convincermi, poi mi disse: poi ti capisco, facciamo così, tu prova, se c'è qualcosa che alla fine non va come vorresti tu, noi siamo sempre qua a aspettarti. E allora io sono partito a fare un sacco di cose, ho fatto tanti tentativi in vita mia, ho fatto tanti sport, tante attività, tanti lavori, e ho sempre saputo che comunque fosse andata, se proprio non fossi riuscito a far funzionare le cose nel modo in cui volevo io, avevo comunque un'ottima opportunità di vivere il mondo dello sport, dell'avventura, della montagna e venire a lavorare in un posto come questo. Io ho cercato nella mia vita di essere capace di fare tante cose, dal triathlon all'arrampicata sportiva, che è la mia origine, lo snowboard, il telemark, le maratone, insomma tutto quello che si può fare spaziando un po'. E sono un po' uno di quelli che per qualcuno è una specie di piccolo Batman e per qualcun altro è un pirlone, perché non sono bravo in tante cose, ma non sono super bravo in nessuna una cosa sola.
e ho cercato di essere bravo in tante cose in tanti momenti diversi della mia carriera, e questo è quello che piace fare a me, e questo è quello di cui parlerò io. E per tracciare una direzione che poi è quella che vedremo ancora noi, la mia vita adesso, io ho 44 anni, va verso il tentativo di insomma di continuare a rimanere in questo ambiente. Quindi mi occupo, un po' come diceva Fabio prima, di raccontare le avventure dei miei compagni, dei miei colleghi, dei miei amici. E quindi in realtà adesso come adesso sono passato dietro alla macchina fotografica e mi occupo principalmente di creare i contenuti, i video, le fotografie, i testi, le storie per gli altri. E questo è un po', diciamo, il pezzettino di storia che io questa sera voglio provare a raccontarvi. Voglio partire dal 2007, da una spedizione allo Shisha Pagma, e poi da lì facciamo un po' di strada insieme. Grazie. Sono uno snowboarder. Sono sempre stato un po' fuori dagli schemi, anche tra gli snowboarder. Il mio snowboard è questo: andare sul ripido, cercare di combinare l'alpinismo insieme allo snowboard. Ho cercato di avvicinarmi alle grandi montagne, non tanto a piccoli passi. La prima spedizione è del 97 con Giacomo Scaccavarozzi al Cioiu, e ho fatto la prima discesa di una linea che era stata fatta solo dai polacchi in salita. Salire in cima allo Shisha Pagma a 8023 metri, portando la mia tavola e senza usare l'ossigeno. Scendere in snowboard, possibilmente per il couloir Shamu, che è una delle linee leggendarie dell'Himalaismo. È una terra povera nei parchi, ma è gente molto felice, ospitale, serena. È uno sforzo supplementare quello di cercare di raccontare quello che uno cerca di fare su una montagna così grande. Io ho sempre cercato di condividere con altri le mie esperienze, i miei viaggi, ma in fondo, dal mio punto di vista, non è importante solo la cima, ma è importante tutto il viaggio, tutto quello che senti quando sei lì. Io guardo le montagne dall'alto in basso come alpinista, ma anche dal basso in alto come sciatore, come snowboarder, e cerco di trovare delle linee, cerco di percorrerle, e non mi vergogno di non riuscire ad arrivare in cima, perché io misuro la mia performance in un modo diverso. La cosa su cui voglio puntare la vostra attenzione è l'idea che ad un certo punto della mia vita ho capito che non potevo lasciare in mano ad altri la possibilità di raccontare le mie storie, perché purtroppo altri, i giornalisti oppure le aziende, hanno un punto di vista completamente distorto delle cose che faccio io, delle cose che fanno gli alpinisti. Allora ho pensato che forse era più pratico diventare anche giornalista. Quando sono stanchi lasciano le tende, lasciano i fornelli, lasciano i sacchi a pelo, lasciano tutto, tanto il vento poi li porta via o li sotterra. Io sono orgoglioso di dire che ho sempre riportato a casa tutto quello che ho utilizzato, non ho mai lasciato in giro niente, e questa è una cosa che non si vede nei video, che non si legge sulle riviste, però
vi garantisco che forse questa è una delle cose che fa la differenza tra quelli che si sforzano di fare le cose in un certo modo su queste grandi montagne e quelli che invece si accontentano solo di tornare a casa col risultato. Adesso vi faccio vedere una cosa che è un insieme di immagini, di idee, di quello che veramente è per me sciare, che cos'è il freeriding, che cos'è andare in montagna. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need. Io ad un certo punto della mia vita mi sono reso conto che se volevo andare avanti a fare questa cosa dovevo prendere in mano in prima persona il racconto delle mie cose, delle mie storie, delle mie avventure, grandi o piccole che fossero. Io cerco di non raccontare tutte le cose che faccio, ce ne sono alcune che sono soltanto mie, altre le devo vendere, ma io non gli do un termine dispregiativo, per me non è vendere in modo banale, è il mio lavoro e quindi qualcuna delle cose che faccio le racconto, altre invece le tengo per me. Questa è una delle gioie che provo qualche volta, anche quando arriva qualcuno e dice che ha fatto una prima discesa, io magari apro un cassetto e tiro fuori delle fotografie di una cosa che ho fatto tanti anni fa e non ho sempre bisogno di raccontarla a nessuno. L'inizio di tutto questo è una cosa che forse qualcuno di voi ricorderà. È il Camel Trophy. Io facevo il climber a Cornalba e ad un certo punto ho detto devo trovare un sistema per farlo diventare un lavoro e ho capito che sforzandomi di fare gli 8A o gli 8A+, o gli 8B e ci riuscivo in qualche modo non sarei andato molto lontano. Allora un giorno quasi per caso mi ha dato una cartolina, c'era questo evento. Si chiamava Camel Trophy e io non sapevo neanche che cosa fosse. Avevo una Tian allora. Uno dei requisiti fondamentali era quello di avere una grande capacità di guida fuoristrada. E io praticamente mi sono inventato fuoristradista. Tra le altre cose bisognava saper navigare, bisognava saper usare il GPS, bisognava saper non dormire per tanti giorni. Insomma, bisognava fare tante cose che io sapevo fare abbastanza bene. Cose importanti per me. Gli Svalbard, quando io ci sono stato, mi avevano raccontato che era un posto, un piattone da percorrere in lungo e largo con gli sci da Telemark. E io sono stato a fare una traversata con le pulche, tirando le pulche di una sessantina di chili, con gli sci larghi da freeride, no? Con gli sci da fondo escursionistico, perché ho detto non si sa mai che magari troviamo qualcosa. E infatti abbiamo trovato delle cose. Soltanto che i miei compagni di allora erano troppo stanchi alla sera per andare. Facevamo ogni volta una ventina o una trentina di chilometri, dipendeva dal giorno. E poi bisognava montare la tenda, il campo, fare acqua e poi cominciare a fare sci alpinismo e il giorno dopo ripartire. E quindi l'ebbrezza della luce per 24 ore dura i primi 2-3 giorni. Poi uno si massacra e comincia a crollare. E il modo di sciare che ho io mi porta ad avere più compagni all'estero che in Italia e anche essere un po' più conosciuto all'estero che in Italia. E succede che siamo andati lì e abbiamo trovato queste montagne, è un gruppo della Tonfiella, è un posto dove potete andare anche organizzandovi con un gruppo di 4-5 amici e ogni giorno cercavamo dei canali da sciare e ogni volta che arrivavamo in cima alla montagna ne vedevamo un'altra dietro e un'altra e un'altra. Quello che abbiamo fatto noi è sciare principalmente nei canali. Quando voi guardate un film o un video di montagna, provate sempre a fare lo sforzo di chiedervi cosa c'è dietro, come è stato fatto il video, e chiedervi se è fiction, se è una storia di fantasia o se è un documentario. Perché credo che in futuro, nei prossimi anni, saremo costretti sempre a confrontarci con questa cosa, a distinguere che cosa è vero o che cosa invece è soltanto verosimile. Quello di cui mi occupo e quello di cui vi ho parlato stasera e di cui sono orgoglioso
è che le cose che mi sforzo di raccontare e che i miei compagni si sforzano di fare sono delle storie vere. E quando noi andiamo su una montagna a seguire un atleta o a fare un reportage di una spedizione come quello che avete visto alle Svalbard, ci impegniamo anche a rispettare le regole che ci sono nell'alpinismo. Quindi non siamo arrivati lì con le motoslitte, con 50 macchine fotografiche, con il generatore o con un sacco di cose. Il film che avete visto delle Svalbard è stato realizzato con due macchine fotografiche Canon 5D, le stesse che ha Gianmario Besana adesso, senza generatore al campo base, semplicemente con i pannelli solari o con le batterie che ci siamo tenuti tutte le notti al caldo nel sacco a pelo. La cosa che vi voglio dire è quando ogni volta andrete a guardare un video, una storia o ascolterete qualcuno che vi parla, cercate sempre di capire se è realtà o se è qualcosa di soltanto verosimile, quindi una bella storia ma una storia di fantasia, e cercate, se potete in qualche modo, di premiare gli atleti o le persone che vi raccontano delle storie e che in più fanno lo sforzo di farlo con pochi strumenti, con pochi mezzi. E per una volta provate a pensare che fare del cinema non è un termine dispregiativo, ma è qualcosa che forse consente a tutti noi, come questa sera, di stare qui per un'oretta e raccontarci delle cose.